Era il motivo per il quale ovviamente si è centrata l'attenzione rispetto alle tutele giuridiche, ma anche agli strumenti, a partire dal taser, a partire ovviamente da quello che può essere un ampliamento della pianta organica, di quello che può essere l'utilizzo degli spray urticanti, ma soprattutto in un momento in cui le forze dell'ordine e le forze armate vanno sostenute come presidio di legalità e di sicurezza. Il percorso ovviamente è stato quello che parte da un anniversario importante che credo insomma sia momento non soltanto di memoria fine a se stessa, ma di costruzione per il futuro e nello stesso tempo anche di quegli strumenti giuridici che vanno preservati. A questo si aggiunge la volontà di ripercorrere anche una data che certamente tutti ricordiamo come quello del G8 e quindi attraverso anche la storia di Placanica, ma soprattutto la storia di due giovani che in qualche modo hanno scontato entrambi una fine sicuramente dovuta al dolore, ma dovuta anche a quella gioventù che gli è stata negata a entrambi.